Gesù non fu un individualista mentre visse sulla terra. Al contrario, investì moltissimo in un gruppo di giovani storicamente noti come i suoi discepoli. Questo gruppo di uomini giovani, apparentemente inadatti, sarebbe stato formato dal più grande dei maestri per 3 anni e mezzo ed in seguito alla sua morte avrebbe stravolto il mondo. Gesù chiamò i suoi primi discepoli qui, sulle rive del lago di Galilea. Poco dopo le tentazioni nel deserto, Gesù ritornò in questa zona per ammaestrare la gente presso il lago. Vide 2 barche al largo, ma i pescatori non si trovavano a bordo, in quanto stavano pulendo le reti sulla riva. Accorgendosi che una delle barche apparteneva a Simon Pietro, Gesù gli chiese se potesse salire sulla barca e predicare dalla barca. Non appena finì il suo discorso, Gesù chiese a Simon Pietro di dirigere la barca al largo e gettare le reti in mare. Pietro era un pescatore abile ed esperto e sapeva perfettamente quale fosse il momento migliore per pescare. Disse che avevano pescato per tutta la notte. Sapeva che la notte era il momento migliore per pescare. Le acque del Mar di Galilea sono molto limpide, quindi la notte era il momento migliore perché i pesci non potevano vedere le reti. Ciononostante disse a Gesù: «Alla tua parola calerò la rete». Pietro confidò nel fatto che Gesù avesse una conoscenza superiore, nonostante la sua maggiore esperienza. Quando si spinsero al largo e gettarono le reti, la Bibbia dice che presero una tale quantità di pesci che le reti quasi si ruppero. Chiamati i loro compagni affinché le aiutassero, raggiunsero la riva e Gesù si rivolse a Simon Pietro e suo fratello Andrea dicendo: «Seguitemi e io vi farò pescatori di uomini». Poi si avvicinò a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano nelle loro barche a riparare le reti. Gesù li chiamò ed essi lasciarono immediatamente il padre per seguire Gesù. Ciascuno di questi uomini aveva un lavoro, responsabilità ed ovviamente persone che dipendevano da loro, ma lasciarono tutto per seguire Gesù. Il discepolo che Gesù chiamò successivamente fu Levi Matteo, un esattore delle tasse, la professione più odiata dai giudei perché implicava di lavorare a beneficio dei romani. Gli esattori riportavano costantemente alla memoria dei giudei il loro stato di sottomissione e spesso estorcevano più soldi per profitto personale. Gesù vide uno di questi esattori, lo invitò a seguirlo e lui lo fece. Che un leader religioso facesse di un esattore delle tasse uno dei più stretti confidenti generò enorme interesse e indignazione. Matteo era diverso dai primi 4 discepoli. Era più ricco e istruito, ma era un emarginato sociale. Nessuno degli uomini che Gesù chiamò era considerato idoneo secondo i criteri del tempo, ma Gesù vide in ciascuno di essi qualcosa che poteva essere plasmato e modellato. Vide un animo ricettivo, la buona volontà ad apprendere, l'umiltà e la loro accettazione della sua divinità. Gesù si scelse persone da vari ambiti professionali e oggi Dio sta chiamando te per essere suo discepolo. Non c'è bisogno di un curriculum speciale né di svolgere una professione illustre. Se anche il nostro lavoro o la nostra famiglia non sono dei migliori, sottomettendoci oggi a Gesù, possiamo essere suoi discepoli.